Salve e benvenuti in una nuova puntata di Risposte da Cani, una serie di video dove rispondo alle vostre domande che mi fate. Oggi, viste le molte richieste, andremo a dimensionare e a guardare un po' più nel dettaglio difetti e pregi del circuito limitatore di corrente che ho mostrato nel video precedente. Quindi, se non l'avete ancora fatto, andatevelo a recuperare. Ma basta perdere tempo e iniziamo, ovviamente dopo la sigla. Nell'ultimo video siete stati in parecchi a contattarmi o a chiedere nei commenti di approfondire un po' più il circuito e magari anche con calcoli di dimensionamento. Ma infatti, perché non hai fatto già tutto nel video precedente? Beh, perché avevo concepito la serie Laboratorio da Cani come una serie per mettere in pratica le conoscenze acquisite e far conoscere alcuni semplici circuiti che potrebbero tornare utili. E per rendere il tutto meno pesante, ho deciso di non inserire dimensionamenti, formule, calcoli noiosi, lasciando la possibilità ai miei spettatori di cimentarsi da soli e provare a mettere in pratica quanto acquisito. Dopotutto, sono calcoli abbastanza semplici e anche se si sbaglia, si ritenta e si impara alla fine. Tornando a noi, il circuito, nonostante sia piuttosto semplice, nasconde le sue insidie e una piccola quantità di ragionamenti da fare dietro. Quindi, per rendere il dimensionamento ancora più semplice rispetto al circuito che ho fatto vedere nel precedente video, vediamo una piccola variante dove prendiamo il carico e lo spostiamo sul collettore del transistor, invece che in serie all'RSense. Cosa? Ti metti a cambiare circuito? Ma non cambia il comportamento così? Beh, in realtà un po' sì, ma il circuito funziona sempre come un regolatore di corrente. Diciamo poi che in questo caso non andremo effettivamente a monitorare la corrente del carico, ma misureremo quella dell'emettitore, che poi è praticamente quella di collettore e quindi quella del carico se considerato che l'AB è molto piccola. Però in questo modo renderemo i calcoli un po' più semplici e ci eviteremo alcune assunzioni da fare. Ma ancora un'ultima cosa prima di iniziare. E basta? Vuoi partire sì o no a dimensionare il circuito? Hai ragione, ti prometto che è l'ultima cosa che ti dico. Il circuito è molto semplice, ma ha anche tre grandi difetti, diciamo. Il primo è che avremo sempre una certa caduta di tensione dovuta al circuito. Il secondo è che al variare della tensione di alimentazione, per esempio se mettiamo il circuito in serie a un alimentatore variabile, potrebbe variare anche leggermente la soglia di corrente. E infine, non è molto efficiente per alte potenze. Ma vediamo tutto con calma e finalmente iniziamo. Oh, era ora. Per fare un caso abbastanza reale, dimensioniamo il nostro circuito dandoci come alimentazione 12 V e una limitazione di corrente a 500 mA. Ora iniziamo dalla cosa più semplice, RSense. Questa avrà il compito di, lasciatemi passare il termine, attivare Q2 una volta raggiunta una certa corrente e quindi di riflesso una certa tensione. Una volta che Q2 comincerà a condurre tra base e emettitore, condurrà anche ovviamente tra collettore ed emettitore, questa volta togliendo corrente alla base del primo transistor, che a sua volta diminuirà la corrente di collettore, cioè la corrente del nostro carico. Ora, sapendo che un transistor comincia a condurre superata la soglia di circa 0,6 V di VBE, valore che comunque andrà controllato da datasheet del transistor che vorremmo utilizzare, ci basterà usare la legge di Ohm per trovare la resistenza di RSense. Infatti, se R è uguale a V fratto I, nel nostro caso ci basterà sostituire i valori e fare 0,6, la nostra VBE, diviso 0,5, la corrente massima che vorremmo far scorrere, e quindi uguale a 1,2 ohm. Valore fortunato perché esiste proprio come valore standard dei resistori. Ora passiamo ad RB, e qui la storia si fa leggermente più complicata, ma niente di che. Partiamo con l'immaginare che, nonostante scorra una corrente di circa 500 mA, Q2 sia al limite ma ancora interdetto. In questa condizione concorderete che possiamo praticamente anche non considerarlo. Ora, se vogliamo che il transistor Q1 abbia una corrente di collettore di 500 mA, sappiamo che la corrente di base sarà la corrente di collettore diviso l'HFE del nostro transistor. Nel mio caso, visto che è un BC547, l'HFE è circa 200, quindi 0,5 diviso 200 è 0,025. Praticamente ci serviranno 2,5 mA di base. Sapendo questo, ci basterà utilizzare la legge di Ohm e poco altro per calcolarci la resistenza,
quindi fare VRB diviso IB. Nel nostro caso poi la VRB sarà la Vin meno la caduta di tensione della VBE del transistor meno la caduta di tensione di RSense. Sostituendo i dati troveremo questa formula e questi valori. Praticamente ci servirà un resistore da 4280 ohm, che non essendo un valore standard andrò a sostituire con uno da 4,7K per stare un po' più conservativo. Ok. Adesso che abbiamo dimensionato tutto, come faccio a sapere la tensione effettiva con i capi del carico? Bella domanda! Guardando il circuito possiamo subito notare che la tensione dei capi del carico sarà la Vin meno la VCE meno la VSense. Ora sappiamo che la VSense al massimo è la VBE di Q2, quindi diciamo quei 0,6-0,7 volt. E la VCE di Q1 invece dipenderà molto da transistor a transistor, se ci troviamo in zona attiva o di saturazione e quindi dalla corrente. Diciamo che a occhio un minimo di 0,8 volt circa di drop non ve li toglie nessuno. Ma come faccio a sapere il valore preciso? Beh, dipenderà tutto dal carico. Avendo un carico da un valore preciso, potremo ricavarci la giusta VCE, calcolarci la reale VSense e tada, ha il valore preciso. Se lo dici te. Beh, comunque pensavo peggio. Se è tutto qua, non è così difficile. Ma vado subito a provare questo schema. Fermo! Non abbiamo ancora finito. Se monti questo circuito così come adesso, qualcosa esplode. Infatti manca ancora una cosa molto importante da verificare. E ho lasciato apposta nello schema un piccolo grande errore che potrebbe stravolgere tutto quello che abbiamo visto. Magari mettete in pausa e scrivetemi nei commenti se avete capito di cosa si tratta. E senza imbrogliare, vi do anche 3 secondi per fare tutto. E l'errore era proprio Q1. Perché Q1? I collegamenti sono giusti e abbiamo dimensionato tutto quanto correttamente, che c'è di sbagliato? Semplicemente non abbiamo ancora calcolato la potenza a cui sono sottoposti i vari componenti. E in generale non abbiamo controllato da datasheet se i componenti che vogliamo usare sono veramente adatti ai nostri scopi. Diciamo che solitamente le parti più critiche di questo circuito sono RSense e Q1, quindi i punti dove scorrerà la corrente maggiore. Ma in caso di potenze elevate sarà un po' tutto da controllare. Andiamo a vedere intanto RSense. In questo caso, essendo P uguale V per I, ci basterà moltiplicare il voltaggio, quindi i 0,6-0,7 volt, per la corrente massima, i nostri 0,5 A, e già capiremo che ci servirà un resistore da 0,3 watt. Quindi se pensavate di usare i classici resistori da 0,25 watt, non andrà bene. Ora potete anche capire perché ho detto all'inizio che non è il massimo questo limitatore di corrente in caso di potenze elevate. Infatti non solo RSense avrà una caduta di tensione abbastanza elevata, ma anche una potenza sempre più significativa da dissipare in calore, più in alto imposteremo il limite di corrente. Ora andiamo a vedere Q1. Anche in questo caso la formula della potenza è sempre la stessa, quindi V per I. E andremo proprio a prendere la VCE maggiore con la corrente più elevata per sapere la potenza massima a cui sottoporremo il nostro transistor. Ma la VCE cambia di tantissimo. Beh, dovremmo trovare il caso peggiore. Partiamo sempre dal presupposto fatto prima che Q2 è ancora interdetto e che su Q1 scorrono 500 mA di corrente massima. Ora mettiamo che il mio potenziale carico può variare dal quarto al mega ohm. Dovendo prendere il caso peggiore, quindi con la VCE più alta, andrò a valutare proprio un cortocircuito tra Vin e il collettore. In questo caso la mia VCE sarà la Vin meno la VSense, praticamente la Vin meno i 0,6 volt, che se moltiplicati per la IC, i nostri 500 mA, otterremo 5.7 watt, che sicuramente un povero BC547 coistanziato non può sopportare. Per non parlare poi che la massima corrente di collettore di un BC547 è di 100 mA e non 500. Tutto questo solo per farvi capire quanto sia importante scegliere i componenti giusti anche in base alla potenza e ai parametri del circuito. Infatti, adesso che abbiamo scoperto che sarà d'obbligo cambiare Q1, magari con un Darlington di potenza tipo un tip 122, si dovranno anche rifare tutti i calcoli per RB, avendo HFE caratteristiche completamente differenti, e magari pure valutare se necessario un dissipatore. Ci sarebbero ancora tantissimi altri aspetti da vedere, ma direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Fatemi sapere nei commenti se il video è stato in qualche modo utile, se avete suggerimenti, proposte, o se vi può anche interessare come dimensionare il circuito con il carico sull'emettitore. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale,
attivare la campanellina e condividere il video. Noi ci vediamo presto, ciao!